Il Siracusa espugna Locri, conquista la 15ª vittoria in campionato e si porta ad un solo punto dal Trapani capolista che ieri ha osservato un turno di riposo. Gli azzurri in maglia bianca cominciano bene il match e dopo le prime avvisaglie, intorno a metà del primo tempo passano in vantaggio. Forchignone va via sulla sinistra, converge e viene steso al limite dell'area. Calcio di punizione affidato al mancino di Aliperta, che prende la mira e con un bel tiro batte il portiere Lanziani. Siracusa meritatamente in vantaggio. Intorno al 28esimo la squadra allenata da Gaspare Cacciola potrebbe raddoppiare, ma il sinistro Di Maggio colpisce in pieno la traversa. Il primo tempo scorre via senza ulteriori emozioni. Nella ripresa gli Aretusei chiudono la gara. Segna prima Alma al termine di una bella azione collettiva con un sinistro da posizione ravvicinata. Poi i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Comito, al 7° per doppia ammonizione. Intorno al quarto d'ora Zampa chiude il match con la rete del 3-0. Il primo tentativo viene respinto dal portiere avversario, il secondo invece è un invito a nozze per il giocatore azzurro che manda la palla in fondo al sacco. Partita chiusa anche se nel finale Locri riesce ad accorciare le distanze con la rete di Marsico appena entrato e il 35esimo. Poi la squadra di casa resta addirittura in 9 uomini per l'espulsione di Marrone per doppia ammonizione. Finisce comunque con la meritata vittoria del Siracusa che mercoledì tornerà in campo per sfidare in casa la San Cataldese.